Il nucleo familiare è la prima fonte di relazioni ricche di amore, comprensione, approvazione e supporto. Tutti hanno una famiglia. Tutti abbiamo un padre, una madre, dei fratelli o delle sorelle. Tuttavia, è difficile costruirla e saperla mantenere, alimentando giorno dopo giorno quel legame naturale, ma non scontato, affinché rimanga unita e connotata da amore, rispetto e sincerità. Per tale motivo, ognuno di noi porta dentro di sé una situazione familiare differente. Non è per nulla scontato, infatti, avere degli affetti familiari stabili e sicuri. Può capitare di attraversare un periodo difficile della propria vita, nel quale diventa fondamentale l'appoggio dei nostri cari, e invece ci rendiamo conto che questo manca, o addirittura non c'è mai stato. Lo sviluppo di una condizione di dipendenza patologica da parte di un individuo può emergere proprio dalla fragilità dei legami familiari o dalla loro disgregazione, dall'assenza di quei valori protettivi che un contesto familiare stabile è in grado di offrire ai suoi membri. Infatti, è riconosciuto che spesso uno stile di attaccamento anaffettivo o disorganizzato delle figure genitoriali, la mancanza di comunicazione, di supporto e fiducia reciproca, possono favorire lo sviluppo di comportamenti d'uso e abuso di sostanze stupefacenti o alcol. Prima di iniziare il percorso comunitario qui al CUFRAD, avevo perso tutto. Casa, lavoro, affetti. Rinunciavo a qualsiasi cosa, ma non volevo rinunciare a quella sensazione di appagamento che mi dava la sostanza. Ognuno di noi ha una storia diversa. C'è chi nel cammino della dipendenza ha comunque continuato ad avere al proprio fianco i familiari e questi magari sono diventati uno stimolo per arrivare al successo di un percorso di cura. E c'è chi invece questo privilegio non l'ha avuto e i legami familiari sono venuti meno magari proprio a causa della dipendenza. Molti di noi pensavano come prima cosa al mattino a trovare la sostanza. Appena svegli non ci interessava né del benessere dei nostri figli, né come stava nostro padre, nostro marito, nostra moglie. L'unica e prima cosa a cui pensavamo era se avessimo o no i soldi per andare a farci. La comunità è quel luogo dove ognuno di noi ha la possibilità di ritrovare se stesso, di riprendere il controllo della propria vita e soprattutto di ricostruire le relazioni affettive, anche quei rapporti che ormai temevamo rotti per sempre. La comunità è quel luogo dove ognuno di noi ha la possibilità di ritrovare se stesso, di riprendere il controllo della propria vita e soprattutto di ricostruire le relazioni affettive, anche quei rapporti che ormai temevamo rotti per sempre. La nostra struttura si fa carico della gestione dei rapporti con i familiari, con l'obiettivo di ricreare il più possibile degli equilibri, sia nella quotidianità del singolo, sia nel nucleo familiare, per quanto possibile. Le figure parentali o di riferimento possono avere contatti telefonici con i nostri ospiti, oppure possono contattare i responsabili di struttura della comunità per ricevere notizie sui propri cari. È possibile inoltre avere dei colloqui periodici con l'equipe di psicologi professionisti della comunità, oltre che avere la possibilità di concordare delle visite presso la nostra struttura. In un contesto attuale come quello dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e con la messa in atto delle misure di prevenzione per evitare i contagi, sono venuti sicuramente a mancare i rapporti abituali che i nostri ospiti avevano con le proprie famiglie. La comunità CUFRAD, in tal senso, ha tentato di fronteggiare tale avversità cercando di mantenere il più possibile stabili i rapporti tra familiari e ospiti, tramite telefonate o videochiamate. L'equipe di professionisti si è posta in tale riquadro come figura guida per ripristinare il benessere dei propri ospiti, mettendo in campo delle buone strategie di risoluzione dei problemi, garantendo una comunicazione efficace ai fini di un funzionale coinvolgimento tra le famiglie e gli ospiti.
Poter utilizzare queste risorse ci ha permesso di colmare le distanze per mantenere i rapporti con le nostre famiglie e non solo. La comunità ci ha insegnato infatti che la famiglia non è soltanto un legame di sangue. I legami instaurati all'interno del Cufrad hanno talvolta fondamenta più forti e fungono da supporto e sostegno anche e soprattutto per chi una famiglia non l'ha mai avuta. È come se questa comunità fosse dotata di due grandi braccia, che quando ne hai bisogno sono lì, aperte e tese ad accoglierti nel loro infinito calore.